chiamo Stefano Tamburini, sono un giornalista, sono stato direttore di 3 giornali locali, la città di Salerno, il Corriere Romagna, il Tirreno e di un'agenzia di stampa per quotidiani locali, l'agenzia giornalistica. Sono piombinese e sto seguendo con molta apprensione gli sviluppi di questa operazione di rigassificatore che presenta molti lati oscuri, più di uno. La questione principale, a mio avviso, è rappresentata dalla necessità di spostare l'attenzione da una platea locale a una più generale. Perché questa partita che si sta giocando a Piombino è una specie di grimaldello per cancellare una serie di diritti. Nell'ultimo aiuti bis, decreto aiuti bis varato dal governo Draghi, c'è un articolo che si riferisce alla possibilità di creare aree di interesse nazionali, senza specificare il motivo per il quale si possono creare queste aree di interesse nazionale. E queste aree di interesse nazionale non sono che la copia carbone dell'operazione rigassificatore di Piombino e rigassificatore di Ravenna, cioè l'affidamento di tutte le operazioni a un commissario unico che ascolterà e esaminerà dei pareri consultivi non vincolanti e poi potrà decidere in modo autonomo in 120 giorni, eliminando tutti i controlli di valutazione ambientale, ogni controllo sui limiti di sicurezza. Quindi quello che bisognerà cominciare a dire non è Piombino è mia, non si tocca, Piombino è nostra, non si tocca, ma Piombino è di tutti e non si tocca, perché toccare Piombino vuol dire aprire la strada ad altre operazioni come questa, per la costruzione di un grande aeroporto, che ne so, la costruzione della nuova pista dell'aeroporto di Pareto a Firenze. Sono decenni che non riescono a farla per l'opposizione legittima e assolutamente condivisibile da parte dei comuni della cintura urbana, che ne sarebbero penalizzati. Potrebbe essere spazzata via questa opposizione con un decreto uguale a quello per Piombino. Qualcuno avrà già sentito che in campagna elettorale, abbiamo anche la disgrazia di avere una campagna elettorale nel perverso di questa operazione, c'è chi ha ipotizzato il ritorno e il ricorso all'energia nucleare. Immaginatevi con quale facilità potrebbero disegnare dei puntini sulla cartina geografica e dire questa centrale si fa qua, come? Con un decreto Piombino, potremmo chiamarlo così, e quindi una popolazione ignara di tutto questo si potrebbe trovare addosso una centrale nucleare, oppure un'altra popolazione si potrebbe trovare un deposito di scorie, che è la cosa più pericolosa. È il principio che va difeso, quindi la prima cosa che bisogna difendere è che se passa questa cosa si può fare qualunque cosa ovunque ed è un pesantissimo attentato alla democrazia e allo Stato di diritto. La seconda questione, i rigassificatori vengono dipinti come qualcosa di salvifico per il nostro futuro energetico. Nulla di più falso. Non abbiamo bisogno dei rigassificatori. Il gas l'Italia ce l'ha, nei pozzi dell'Adriatico che sono già attivi ci sono le stesse risorse che arriverebbero dai rigassificatori, e potremmo averle in tempi molto più brevi e a costi ridottissimi. Il gas che si potrebbe estrarre fin da subito, nel giro di pochi mesi, dai pozzi già attivi dell'Adriatico costerebbe 5 centesimi al metro cubo, dalle 20 alle 25 volte in meno di quello che costerebbe il gas che arriverebbe dall'altra parte dell'oceano o comunque da lontano. Avrebbe un impatto inquinante praticamente zero, perché le operazioni energetiche per estrarre sarebbero talmente a basso impatto da essere veramente irrilevanti, quelle sì. I rigassificatori comunque rappresenterebbero un costo energetico, oltre che economico, pesantissimo, perché provate a pensare, ogni nave gasiera che tutte le settimane, qualche volta anche due alla settimana, partono dall'altra parte dell'oceano e fanno più di 4.000 miglia per andare e tornare, quanta CO2 emettono e quanta energia comunque devono consumare per portare il gas da quest'altra parte. Estrarre il GNL da dove si trova è estremamente inquinante di impatto per le popolazioni delle zone dove si va a prendere questo gas. Ha costi spaventosi, l'abbiamo già detto, e quindi sarebbe un'operazione dal punto di vista anche economico pesantissima. Lo pagheremo nelle bollette, di conseguenza se si paga nelle bollette tutta quanta l'economia ne risentirebbe. Quindi è un'operazione devastante. In più, non si può parlare di transizione ecologica perché è una operazione dal punto di vista ambientale assolutamente devastante. Terza questione, come sarebbe gestito questo rigassificatore? Innanzitutto ci sono tutta una serie di perplessità sulla pericolosità in sé dell'insediamento del rigassificatore dentro il porto di Piombino. Credo sia abbastanza inutile andare a chiedere a Snam se è pericoloso, è
diversa, è come andare da un oste e chiedergli se è buono il vino che bevi. Non si può andare a chiedere a Snam questo. Non c'è nessun porto in tutto il mondo uguale a questo che ospita già un rigassificatore. Il caso di Barcellona, che viene preso come esempio, Barcellona è un porto industriale enorme, quasi infinito. Il punto in cui hanno il rigassificatore è lontano, 4 km e mezzo dal primo centro abitato, dal primo insediamento abitato della città. Il paragone con Panigaglia è ancora peggio, perché Panigaglia ha un rigassificatore a terra, è un impianto fisso, arrivano le navi, scaricano dentro un deposito e poi c'è un impianto a terra, che è cosa ben diversa da un impianto a mare, che lavora questo gas e lo rimette nella rete. Quindi questo è il primo grosso problema. Il porto di Piombino è un porto piccolissimo, oltre ad essere vicino alle case, è di impatto anche sul resto dell'attività. Il porto nuovo, la parte della banchina dove sarebbe attraccato il rigassificatore, è quella che va verso l'ex molo delle acciaierie, sarebbe completamente inutilizzabile, ci sarebbe un pesante impatto sul traffico dei traghetti. Negli studi molto parziali presentati da Snam, e dopo ci arriviamo, si parla di un fermo del porto per 2 ore e mezzo ogni volta che arriva la nave gasiera e deve scaricare e deve attraccare accanto a quella del rigassificatore. 2 ore e mezzo di stop, ipotizzano di farlo di notte, questa operazione di notte sarebbe meglio non farlo perché è estremamente, la notte il livello di pericolosità aumenta. Fermare i traghetti per 2 ore e mezzo, di estate ci sono 120 partenze al giorno, sarebbe un'operazione devastante per il traffico turistico di un porto che è il secondo porto passeggeri in Italia. La nave è una nave che lavora con un ciclo aperto, cioè vuol dire che scarica in mare il cloro e l'acqua più fredda che serve per lavorare il gas. Qui il cloro, si parla di ettolidi di cloro, e l'impatto viene definito irrilevante, ma questo irrilevante vuol dire tutto e non vuol dire niente, per delle attività di agricoltura che sono praticamente a un passo nel Golfo di Folvanica. Queste attività avrebbero delle pesanti ripercussioni, perché anche ammesso e non concesso che non ci fosse nessun tipo di impatto, credo che nessuno comprerebbe più dei prodotti che vengono da una zona così vicina a un getto di cloro e di acqua fredda molto devastante. Poi c'è il rischio dell'impianto in sé. Sapete che queste due navi, quando si avvicinano e poi devono lavorare, l'una con l'altra, una scarica e una carica, devono avere un'oscillazione in verticale massimo di 10 cm. Col moto ondoso è molto difficile, è vero che c'è un sistema di bunkeraggio dell'acqua, cioè quando esce il gas viene immessa dell'acqua per tenere la nave sempre allo stesso livello di galleggiamento. Però i tubi che escono dalla nave sono tubi molto delicati, perché esce un gas che è a 160 gradi sotto zero. Quel gas a 160 gradi sotto zero, se esce, taglia l'acciaio, quindi ci vogliono 2 getti d'acqua che interrompono l'eventuale fuga, e tutto questo deve avvenire in sicurezza. In più hanno fatto molto in fretta un progetto per l'ormeggio di questa nave, con i cavi che vanno in fondo alla banchina dove verrebbe ospitata, e i tubi sono al di qua dei cavi. Quindi è vero che ci realizzerebbero una protezione in cemento con dei blocchi semovibili e amovibili, però questi cavi che si rompono con il tubo nel mezzo non sono certamente qualcosa di sicurissimo. Probabilmente se avessero avuto più tempo avrebbero realizzato una struttura diversa che metteva il tubo al di là dei cavi di ormeggio, perché in caso di rottura dei cavi, i cavi si infrangono sulla nave e non sui tubi. Quindi ci sono tutta una serie di cose che, ce ne sono anche altre, ma per essere sintetici esemplifichiamo su questo. Poi l'altro aspetto, tutta una serie di osservazioni che sono state fatte dagli organismi di sicurezza, dall'autorità portuale, sui 3 anni, sui 25 anni, molti di questi rappresentano un balletto, un gioco delle parti, si è giocato al poliziotto buono, al poliziotto cattivo. In realtà poi l'impressione è che questa nave ci starà per il tempo che Snam riterrà opportuno, perché Snam è veramente quel comando. Questo viene dimostrato da tutta una serie di altri che si sono susseguiti nel tempo, e alcuni di questi sono estremamente sospetti. Il primo è rappresentato dalla costituzione di una società partecipata al 100% da Snam per la gestione dei rigassificatori, che è stata costituita nel 2020. Bisogna fare molto bene attenzione alle date, perché è 2 anni prima di quando poi si è presentata l'emergenza. Questa società è una società a responsabilità limitata con un capitale versato di 10.000 euro. Questa è una società che risponderebbe di
fronte ad eventuali danni, richieste di risarcimenti, proteste e quant'altro. Questa è la società che ha presentato l'istanza. L'istanza non l'ha presentata SNAM, ma l'ha fatta presentare da questa società. Poi SNAM che tratta. In più SNAM ha comprato una nave rigassificatrice per 330 milioni su un mercato che, sul quale bastava intervenire un po' prima, queste navi costavano dai 50 ai 100 milioni, quelle a ciclo aperto che sono quelle meno pregiate, perché quelle a ciclo chiuso costano di più perché hanno un impatto minore, sono state comprate prima da altri paesi e siamo arrivati da anni. Però hanno trovato il modo di far più che sestuplicare il prezzo di questa nave. E non hanno comprato la nave, hanno comprato dalla società madre la società che gestisce la nave, cioè questa società figlia ha come unico asset la nave. È un particolare non di poco conto. È vero che quella società ha come unica proprietà la nave, ma questa è una società che è domiciliata alle isole Barbados, un paradiso fiscale, e il tribunale competente per eventuali controversie resterebbe quello di riferimento a Londra. Qui c'è un gioco delle tre carte vero: società madre, società che gestisce la nave, società a responsabilità limitata che gestisce l'operazione. Questa triangolazione è estremamente pericolosa e poco chiara e non è mai stata spiegata. Ed è una delle tante opacità di questa operazione. L'opacità è stata la principale, il principale comune denominatore di tutte le operazioni. A cominciare fin dall'inizio, da quando non si sa chi ha deciso se offrire Piombino al governo o sentirsi dire che il governo aveva deciso che voleva venire qua a portare questa nave. Perché c'è anche il forte sospetto che sia stato il presidente della regione Gianni ad andare a offrire Piombino pensando che in qualche modo questa operazione potesse far piacere, perché ci potessero essere dei posti di lavoro, ci potessero essere chissà cosa. Che in realtà posti di lavoro questa nave non ne porta, perché serve solo manodopera estremamente specializzata. Questa operazione è stata tenuta nascosta per mesi ed è uscita per caso. Quando è uscita ormai era troppo tardi per fermarla, e in mezzo a questa operazione è avvenuta anche un'altra cosa, che con due mesi di anticipo rispetto all'acquisto della nave e anche con anticipo rispetto alla nomina del commissario, un'altra società ha presentato una lettera, una manifestazione di interesse, una sorta di lettera di intenti, dove ha offerto un'altra nave che avrebbe preso lei a noleggio, perché è già di sua proprietà, da tenere temporaneamente in porto e da togliere quando non serve. Una nave che ha una capacità rigassificatrice di 8 miliardi di metri cubi contro i 6 della nave acquistata da SNAM, quindi un 25% in più, che quindi a parità di necessità avrebbe portato comunque alla possibilità di tenere la nave 4 mesi in meno, se veramente era necessario. In più questa nave poteva essere messa a disposizione anche di SNAM, perché la società non si è messa direttamente in concorrenza, ha offerto la propria collaborazione a qualunque titolo, cioè possiamo fare l'infrastruttura, possiamo fare tutto noi, possiamo darvi la nave. Questa manifestazione di intenti è stata prima di tutto ignorata e seconda cosa è stata nascosta. L'ho scoperta per caso, l'ho fatta uscire e il presidente della regione, interpellato dalla TV che aveva ospitato il mio intervento, che è lo stesso editore di settimanali di informazione dell'area fiorentina che avevano ospitato il mio articolo che spiegava questa cosa, ha risposto quattro volte: non ho letto l'articolo, l'articolo era stato inviato, l'aveva letto, non ha voluto dare risposta. Allora credo che queste siano operazioni che non siano consone a un'istituzione pubblica, queste sono operazioni da società segreta e come tale non possano assolutamente essere accettate. Poi da vedere da quanto erano gli avvocati, i legali, se ci sono gli estremi anche per un ricorso su questa cosa, perché essendo comunque un ente pubblico non può ignorare una manifestazione di interesse. Bisogna capire se poi era realmente più conveniente. Io non voglio giudicare se l'operazione concorrente era più conveniente di quella di SNAM. L'impressione è che SNAM qui abbia disposto e abbia scelto, perché ha cominciato a girare sul porto con largo anticipo rispetto al conferimento all'inizio del percorso, all'inizio della manifestazione di interesse e alla richiesta di stare in porto 25 anni. Hanno parlato con i proprietari dei terreni, hanno parlato con i piloti del porto e hanno realizzato un progetto molto dettagliato, che è un progetto che fa acqua da tutte le parti. È un progetto sciatto, approssimativo, impreciso. Addirittura molte delle simulazioni di interazione con le altre imbarcazioni presenti in porto, peraltro è stato fatto senza
pensare all'interazione con i traghetti, è stato fatto su una piantina del porto del 2014 precedente alla costruzione dell'ultimo pezzo di porto, quello dove andranno loro, e soprattutto con una diga foranea più corta, quindi tutto il gioco delle correnti è sbagliato. E anche il giro dei fondali per far arrivare la nave in caso di meteo avverso presenta dei forti rischi, perché secondo questi studi, che già sono di parte e non si sa quanto siano attendibili, lo scarto fra il punto più vicino della nave al fondale più basso e il rischio di conseguenza il rischio di incagliamento è di 20 metri. Quindi capite benissimo che il margine di 20 metri su questioni di quel genere lì è molto basso. L'impressione è che abbiano presentato una documentazione, tanto per, non a caso ci sono tutta una serie di richieste di integrazione, non sono semplici. Quindi qui c'è già un'enorme zona oscura. L'altra zona oscura, la zona che offende la città, la cosa che offende la città, è quella richiesta di memorandum per dire di cosa avete bisogno, sa tanto di afra che te serve, che in realtà non è altro che prometterci per cose che per le quali avevamo già diritto. È come fare la stessa operazione di uno che va a comprare dei mobili, dell'arredamento, degli impianti per la propria abitazione, paga con una fideiussione, con un cambiale, con un pagherò, poi questa fideiussione e questo pagherò non vengono onorati, torna la volta dopo a comprare altra cosa e offre in cambio di queste cose quelle cambiali scadute e non onorabili. È una roba vergognosa, così come vergognoso è stato promettere degli sconti in bolletta. Io penso che dopo questo ci manca solo Giorgio Mastroda, che vende le pentole e in cambio ai primi 10 che chiamano regala anche un set di pentole in più e una bici col cambio Shimano. Siamo veramente arrivati a un mercato delle vacche, a qualcosa di estremamente offensivo di un territorio, per il territorio, che non è solo per Piombino. L'acqua non ha confini, quindi Follonica è coinvolta allo stesso misura, tutti i paesi della Val di Cornia, l'isola d'Elba, ma quello che deve passare è che, attenzione, che qua stanno facendo un gioco veramente sporco che, se passa, diventa un problema per tutti, nessuno si può chiamare fuori. L'operazione Piombino potrebbe diventare un pesantissimo grimaldello per aprirne altre ovunque e di fatto consegnare le chiavi della democrazia in mano a una sorta di plutocrazia mascherata. La plutocrazia è la democrazia, diciamo, in mano ai poteri economici forti. Quindi chiunque ha un progetto superiore a 400.000 euro, capite, un progetto di 400.000 euro ormai praticamente è tutto, si può fare praticamente con qualunque cosa, diventerebbe un modo per superare ogni discussione con le popolazioni locali, con le istituzioni e soprattutto per bypassare dei controlli di sicurezza che diventerebbero carta straccia. Sarebbe veramente un ritorno al Medioevo dei diritti.